sole, vedrai, vedrai quell'accoglienza. Non si vede mai nessuno su in collina. Pensa che oggi non siamo neppure andati nei campi. Un miracolo! Quando sono venuta via erano nella stalla e c'era una mucca a partorire. Una mucca? Sono tutto da sole? Certo, da sole. Chi vuoi che ci aiuti? Aiutati che Dio ti aiuta. Vieni, vieni, ti faccio vedere la casa. Eccoci qua, vieni. Vieni. Oddio, che imbarazzo. E che dico? Cosa vuoi dire? Eccomi, sono arrivata, sana e salva. Senti, come hai detto che ti chiami? Gessa, un nome vecchio, non me lo potevano più fare. Ma dove saranno? Anna, Domenica! Vedrai, ti saranno preparando una bella sorpresa. Anna, Anna! Gessa, che uri, arrivo! Ma quanto tempo è? Non ti posso credere che sei qui. Tutto è tutto bagnato. Siediti e conta di questi temporali che magari ti zuppano e sono già finiti. Guarda che disastro di questo. Ti faccio una fredda asciugata per asciugarti. Gelica! Gelica! Porta una asciugata per figlia. Ah, e anche una donna di altre. Mia, che emozione. Dici ancora la mia. Guarda che ciò. Thank you.
la mia cugina coraggiosa. Hai preso proprio da noi, eh? Siete tutte così gentili. Dai, dai, Villa, siediti, siediti. Beh, allora come stai? Meglio, meglio, ora che sono viva meglio. Vedi, Villa, questo purtroppo è il nostro castello. Non possiamo permetterci di più. Quanto tempo che è passato, eh? Tanto. Villa! Ma quanta roba ti sei portata! È tutto quello che ho. Ma qui non ti servirà. Oggi ti riposo, ma domani dobbiamo lavorare tutte quante. Sì, e come che si lavora? Vedi, Villa, noi diamo una mano per portare avanti la famiglia. Lavoriamo tutto il giorno e ci accontentiamo solo di un piatto di minestra. Comunque, dai, alla fine verranno tempi migliori. Ora dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo. Dai, su, ragazze, date qualcosa della vostra roba a Villa, forza! Agli ordini di domenica! I fagioli ti piacciono? Perché i fagioli non mancano mai in questa casa. Non ti preoccupare, Villa, ti porto tutto io. Comunque, Villa, qui non si fanno sfilate, eh? Qui ti servono scarponi, calosce. Lavoriamo tutto il giorno, dammi quelle scarpine. Domenica, guarda un po' che scarpine mi si portate. Ma dai, lasciala stare. Ho detto che le porto tutto io. Comunque, ragazzi, oggi non vi preoccupate perché non mangiamo fagioli, eh? No, miracolo, oggi niente fagioli. No, perché c'è la Villa, miracolo. Non mi piace stare in cucina.
e poi mi metto a pensare a Saverio e mi incanto. Pensaci poco al tuo Saverio, la guerra è una gran brutta cosa, te lo dico per il tuo bene. Ah, ma io sono convinta che Saverio tornerà presto. Eh sì, questa guerra che non finisce mai. Ciao. Guarda, tutte queste sfacchinate che mi faccio tutti i giorni. Senti, Genza, per favore, pensaci tu ai fagioli, non ho più la testa per pensarci. Fammi un po' vedere, va, questi fagioli. Ma quanti ne hai messi? Mamma mia, Milla. Ma quanti fagioli hai messo? Milla! Lo sai che gli scarichi si sono fatti un fornello nuovo? Ci hanno messo su due muretti, poi sopra un ripiano, con due buchi in ferro, poi cerchi, uno dentro l'altro. I cerchi? Sì, i cerchi, e poi sotto ci hanno messo anche due sportelli per la legna. Io e Saverio a casa vostra avevamo un fornello in ghisa. Mannaggia, davvero? Sì. Fornello in ghisa? Era in ghisa e funzionava con legna e carbone. Beati voi, madonna, il fornello in ghisa. Ma dimmi un po', sì, ma è vero che il cugino avete il gabinetto in casa? Non tutti, noi sì. Ma dimmi un po', ma che effetto fa avere il gabinetto in casa? Effetto? Che effetto può fare, Genza, dai? Fa meno puzza, però fa un forte rumore. Madonna, beati voi, però. Il fornello in ghisa, il gabinetto in casa, però... Genza, i fagioli! Quanti ne hai messi? Mamma mia, questi fagioli. Celso. Sì? Cosa si sa di questa guerra? Milla, la guerra è lontana, la guerra da noi non ci arriva, lo dice anche la domenica, la guerra è lontana. Milla, ma quanti fagioli hai messo? Che me li sogno anche di notte. Beh, ragazze, che punto siete? È quasi pronto. Sedetevi. Ah, oh, grazie a Dio. Che caldo. Che fatica. Ma sbaglio più qualcuno ancora esagerato con la gioia, eh? Colpa mia, non è il senso della misura. Me lo diceva sempre anche Saverio. Dai, andiamo a preoccuparti, mangiamo. Ragazze, comunque giudizio, perché il paese non si trova più da mangiare, dobbiamo fare attenzione. Se siete in paese, c'è questo per me? No, Milla, non ci sono stata, me l'ha detto lo Scarpiti. Hai visto che fornello nuovo che sono fatti? Genza, ma guardiamo che la bianca l'anima, che è capitato dappertutto. Comunque, Milla, non pensare alla vostra, adesso lo sai che sono tempi difficili. E poi non ci possiamo più andare in paese. Per la guerra? No. No, ragazzi, dobbiamo anche mettere a posto il pieno, per favore, eh? No, Domenica, qui da noi la guerra non c'è. E lo so, Genza, non ci deve arrivare da noi la guerra. Viene sempre il sole sulla nostra collina. Mannaggia, sapete una cosa? Sapete? Mentre ero al pozzo a prendere l'acqua, incrocio Bestemmino. Ma tra poco che ci provi? Bestemmino. Sì, è il figlio del padrone, noi lo chiamiamo così perché quattro parole, cinque bestemmie. Rossaro nero, approfittatore porco. Ti ha messo le mani addosso. Ah! E guarda, che ci provi, e guarda la Genza cosa gli fa. Senti, per favore, Genza, fai attenzione, lo sai che quello è strano, ho detto che lo devi lasciare stare. Domenica, ci sbrighiamo, per favore, che dobbiamo tornare nei campi? Con questo caldo. Con questo caldo, Milla, con questo caldo. Some say John was a Baptist, some say John was a Jew.
Hanno trovato sott'aria quel fucile in bocca e tutte le vesti morte.
Sì, sì, sì. Solo la moglie è riuscita a fuggire. Ma è il padre e l'altro fratello. Mamma mia, no. Ragazze, però non è finita qui. I tedeschi sono di Cutino. Hanno preso non so quanti uomini e donne. Ci sono feriti, case bruciate. Ma che cosa dici? Domenica, i tedeschi, a Cutino. Sì, sì, Anna. La guerra sta arrivando anche qua. No, no. Qui la guerra domenica non ci arriva. Non ci arriva da noi la guerra. Cioè, no, la guerra. Non ce la dobbiamo fare arrivare. Non ce la dobbiamo fare arrivare. Ragazza, aspettate. La guerra reale. Non possiamo fare più finta di niente. Senti, io lo so che la guerra è reale, ma qui non siamo più al sicuro, non possiamo più uscire, lo capisci? Lo capisci che siamo in pericolo? Dai ragazze, io lo so che resisteremo con la nostra grande forza. Dai, adesso andiamo via, prendiamo tutte queste cose. Sì, raccogliete tutto ragazzi, andiamo. Una cerimonia semplice. Guarda questa. Vediamo. Che carino questo Saverio. Sembra di Rigri. Vero? Sapete, quando ero bambina sognavo sempre una gran festa per il mio matrimonio, invece. Sei sempre stata fissata con il matrimonio tu, eh? Sì, ed è durato solo 28 giorni. 28 giorni, così pochi, 28 giorni di matrimonio. 28 giorni bellissimi. Lo so che non è una consolazione, ma tante ragazze hanno toccato la tua stessa sorte, cara. Lo so, ho sbagliato proprio periodo per sposarmi. Io non mi voglio sposare. Voglio rimanere qui con voi. E poi, chi me lo fa fare? Sto così bene! Gezza, mai dire mai nella vita! Vedi che io ho conosciuto Saverio per caso, ti avrebbe mai detto di sposarlo? No, io sto bene con voi. Dai, Gezza! E poi sei carina, secondo me qualcuno ti prende, come dici tu. E sei simpatica, ecco, è una gran dote. Almeno quella. Sei solare, Gezza, sì. Puoi mettere? Sarai il sole di questa collina. E se un giorno arriva un uomo bellissimo alla porta che ti cerca, sì. Come la e americani. Sì, perché no? Io, ragazzi, sono sicura che dopo questa guerra americani e inglesi vorranno girare qui il loro film. Secondo me anche. Toc toc! C'è la Gezza? Sono venuta a prenderla! La sua mamma. Ditemi che la Gezza è all'ospedale, che è svenuta per l'emozione e la stanno rianimando. Curiosità, ma dove l'hanno trovato questo nome? Senti, non mi chiamo il coltello sulla pelle. Lo so che è un nome orribile. Oh, so. È un nome carinissimo. E dai, Gezza è un altro nome originale. Di ragazzi che si chiamano Anna, ce ne sono un sacco. Anna, Mila, sono i due nomi bellissimi. Ma che dice Maria o Mila? Come ti chiami? Maria Emilia. Maria Emilia. Maria Emilia. Ma per fortuna l'abbiamo sempre chiamata Maria. Già, e Maria Emilia è un nome lungo, noioso, non mi si dice proprio. Già. No. Ragazze, ma ci tocca la sveglia. Domenica, sì, domenica stai con noi. Domenica stavo controllando giusto dei nostri nomi. Ah, beh. Tu perché ti chiami Domenica? Perché sono nata di domenica, e poi sai, in quel tempo non c'era tanta fantasia. Ma di domeniche ne hai viste ben poche nella tua vita. Sì, 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 cara Villa. Anzi, si dice che quando uno nasce un giorno di domenica non ha voglia di fare niente. Guardate io, non mi dà problema. Quindi questa energia domenica. Gezza, dobbiamo avercele, basta, tutto. Ah, ragazze, lo sapete che anche questa collina ha un nome? La collina? Sì, anche questa collina. Come si chiama? La Peggi. La Peggi? Sì, la Peggi. È un nome di un posticino dove andavo sempre quando ero piccola. La Peggi? Ma che nome è? Dai, Gezza, è un nome carinissimo. Sì, carino come Gezza. Cos'è? Shhh, che fai? Oddio, c'è qualcuno, ragazze. No, no, non possiamo più andare troppo, ragazze, è troppo pericoloso. La guerra sta arrivando anche qui. Allora, Gezza, dai, questa roba giù in cantina, forza!
Questo sacco, mettilo in soffitta. Attenta che non ci vadano i topi, mettici la pece. Ah, e fatti aiutare da Anna, Gezza, dai. Anna, anche domenica, stai calma, che metti la fittazione. Vedrai, c'è poi non verrà nessuno. Zitta, zitta, vai a sistemare quella roba, dai. Non possiamo fare rumore, altrimenti qui viene qualcuno. Ragazze, guarda. Oddio, avevo sotterrato tutto. Senti, mi sono sconaffetta due famiglie. Vedete, arriveranno tutti i parenti quando ci saranno sotto. No, Anna, ma che parenti? Quelli non si sono fatti vedere fino adesso, figurati se vengono adesso che ce l'hanno. Arriveranno sicuramente i tedeschi. Ci faranno il quartier generale. Aria pulita. Smettila! Ieri ne ho visto uno. Ne hai visto uno? Cosa? Un tedesco. Ho avuto paura, mi sono nascosta. Oddio, Linda, ma era solo? Mannaggia, no. No, e credo che abbia visto. Mannaggia. No, vabbè, non ne sono sicura. Forse è stata una mia impressione. Io ero dietro un cespuglio. L'hanno occhiata, non parlava, era in silenzio, lui era lontano. Si è avvicinato? No, ma si è portato verso di me come se mi avesse vista. E mi ha sorriso, uno strano sorriso che non riesco a dimenticare. Mila, Mila, ma era solo? No, ad un certo punto ha chiamato qualcuno che si trovava nei paraggi, sono andati via insieme. E mentre andavano via, di nuovo si è portato verso di me, quell'espressione ancora. Ma io dico, perché? Perché non ce l'hai detto, Mila? Non volevo spaventarmi, non volevo pensaste che fossi stata poco attenta. Però, giuro, giuro, ho paura, oddio Saverio, ho paura. Picchiava, tornava sempre a casa furiato. Domenica, stai zitta. No,
No, Anna, io devo parlare perché tu devi sapere. Tu mi ritieni colpevole come tutti gli altri. Io non voglio sapere. No, Anna! Anna, io ti devo spiegare una volta per tutte come sono andate le cose, lo capisci? Mirta, ma che cosa potevo fare? Dimmelo, che cosa potevo fare? Anna era sulla porta che piangeva. Renzo è entrato e mi ha sbattuto sul tavolo e mi ha alzato la sottana. Lì non ci ho visto più. Con tutta la forza che avevo, l'ho scaraventato a terra. Avrei voluto vederlo morto. Sì, avrei voluto vederlo morto. Mi sono fiondata su di lui e ho iniziato a riempirlo di calci, di pugni, gli ho sputato. Poi io mi sono ripresa, come se fossi uscita da un lungo sonno. E ho capito quello che era successo. Ho realizzato tutto. Renzo era lì a terra, immobile, in una pozza di sangue. Anna era lì che ci guardava. E ho capito che cosa era successo. Renzo era caduto a terra e aveva sbattuto la testa. Ma era stato solo un incidente. Io non volevo uccidere, è stato solo un incidente. Io volevo solo difendermi, ve lo giuro. Volevo solo difendermi. Genza, per favore, dai un'occhiata, altrimenti si brucia. Ci penso io. Forse perché è Pasqua, forse perché l'impegno è grosso. La massaia con un dito traccia un segno della croce sul primo impasto. Avete visto che bella mia primaverile? Vado a prendere l'acqua. No, no, Genza, voglio dire, oggi niente acqua, oggi si beve vino. Il vino? Sì, ragazze. C'è una bottiglia che avevo tenuto ben nascosta per voi. Il vino. Dai, attenta, che la licenza quella, se si ubriaca. Vedi che le suore ci facevano bere il vin santo, eh? Ah, adesso abbiamo capito perché sei sempre così artilla. Ragazzi, dai, prendete i bicchieri, un goccetto per uno. L'ho tenuto in cantina per tanto tempo, credo ancora che sia buono. Pesame, pesame. Come se questa noce. Genza, ma quando sei stonata a cantare non te l'hanno insegnato le suore, Cosa me importa? A me cantare piace, no, mi categoria. Brava, se stona cosa me ne importa. Brava, bravissima Genza, dai, ragazzi, brindiamo. Passa la paura, vogliamo fare un brindisi io. Un brindisi alla domenica, amica padrona e ammiraglia, la vita è bella finché si travaglia. Grazie, ma io il brindisi lo faccio a queste donne della collina, le mie donne. Buona domenica. No, aspettate qualcuno. Vai a preparare le valigie. Sì, vado subito. Saverio,
Deve essere stata così difficile per lei, eh? Ma perché non ha mai scritto una lettera a Mila? Mai una riga, mai niente, niente. Mila! Arrivo. Un attimo. Lei ci ha fatto penare veramente così tanto. Eravamo sempre in pensiero, poi Mila parlava sempre di lei, in continuazione. La sognava di notte. Eccomi. Avevo giusto qualcosa da sistemare. Grazie, scusate per il disturbo. Domenica. Mila. Io. Vai, non ti preoccupare. Vai. Hai aspettato così tanto questo momento. Anna. Mila. Mila! Sì, arrivo. Sì, l'ho preso, mamma, grazie. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Ci sono due anni, e le bambine che la porta tutto questo finirà.
Fino ad allora, provano a credere che tutto